Al centro del Sochan Film Festival anche il territorio aquilano, con l'esperienza degli Special Olympics e dell'SD L'Aquilone. Presente anche Daniele Ortolano, presidente del Comitato Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, che ha illustrato i numeri e le attività del comitato che presiede in termini di integrazione e coinvolgimento del territorio, con la presenza anche di numerose società sportive. Al termine un dibattito sul diritto alla famiglia. La giornata conclusiva, il 28 marzo alle 18, vedrà l'adozione in primo piano. Sarà presente tra gli altri anche la senatrice Monica Cerinà, prima firmataria della legge sulle unioni civili. Il valore dell'intervento da parte del Comitato, quindi della Lega Nazionale Dilettanti, è un valore importante perché ci permette di dimostrare l'attività che noi facciamo con le nostre società sul territorio. Fondamentalmente la Lega Nazionale Dilettanti è un insieme di società che da circa 60 anni, quest'anno festeggiamo il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti, che con numeri altissimi, 1.200.000 tesserati oramai da tantissimi anni, con un alto numero di società, sul territorio fa un'attività non solo sportiva, ma anche di educazione e di formazione dei nostri giovani attraverso quelli che sono i valori dello sport, i valori dell'etica, i valori della correttezza, della lealtà, del rispetto delle regole.